Bella Vapers, bentornati a un nuovo video su World is Vape. Bella raga. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a recensire 10 liquidi di una serie. La serie è la Legends di Hollywood Vape Lab. Liquidi americani, comunque con buon, diciamo, una buona nomea, ecco. Esatto. Allora ragazzi, facciamo vedere subito il packaging, diciamo. Questa è la scatola. Come vedete, bella grossa, bella swag. Davanti la scritta Legends, dietro vabbè ci sono le varie cose, insomma non è importante. La scatola si apre, se riesco, tipo così, e qua dentro vedete tutti i liquidi e le varie descrizioni. Liquidi, questi qua sono i 10 che andremo a provare oggi, qua ci sono tutte le varie descrizioni. Questi 10 liquidi, ragazzi, li andremo a provare su 10 dripper diversi attivati con il liquido in questione. Quindi tutti i dripper sono belli che belli puliti. Li utilizzeremo su diversi dispositivi. Abbiamo due tubi e due box. Una meccanica in parallelo e una circuitata come l'Alien. Partiamo subito con il primo liquido. Lo andiamo a montare sul Goon. Lo andiamo a provare sul Goon. Il liquido in questione, caro Luca, è il The Hunter, che se non sbaglio è vaniglia cherry cola. Allora, l'odore è Coca-Cola e ciliegia. Spalato. Sì, Coca-Cola con delle note di ciliegia e vaniglia. Peccato per la nicotina, ragazzi, che è veramente... Picchia un botto, gli sto fortissima. Ma ci siamo muniti anche da questo di acqua, che Gabri ci passerà appena fatto niente. Come ci siamo delle decisioni sono stati con la vita. C'è da dire comunque, sono liquidi anche molto densi, sono 70-30. Sì. La nicotina è veramente, minchia, persistente. Qua sembra un 6, vi dirò quasi. Ragazzi, veramente un ottimo liquido, peccato la nicotina un po' troppo alta. Sì, concordo con Gabri. Il liquido è bello fedele, però è un po' alta la nicotina. Passiamo al secondo liquido, lo Sneaky Sneaky, mentre io provo, Luca vi dirà la descrizione. Arrivo, ciccio d'aiuto, vieni. Eccolo qua, Sneaky Sneaky. Allora, è un wafer alle mandorle e cacao. Ma dai, wafer? Mandorle e cacao, sì. Quindi nella descrizione più completa, diciamo, dice wafer alla nocciola con ripieno al cioccolato e mandorle tostate. Si sente tantissimo. Quindi è un wafer. La nocciola. Ah, nocciola prevale... Tutto il resto, sente la parte secca del wafer e le mandorle tostate, secondo me è molto buono. La nicotina anche qua è meno dell'altro, però si sente comunque. Meno dell'altro. Io ho sempre problemi con la nicotina. Buono. È buono anche l'odore. A me piace. Sì. Molto buono. Nonostante la mandorla non sia proprio... Non è tostatissimo. Anche tra le sezioni tostate, le mandorle sono molto, sento belle fresche, diciamo, non tostate. È buonissimo. Questo è buono. Se fossero a 0 o a 3 sì, sarebbero tostate. Questi qua sono a 3 in teoria. Sì, la nicotina però è cioè a 3 ma sembra a 6. Sì, sembra almeno 4 e mezzo, 5, minchia, ti ammazzo. È vero. Questo già meno di quello di prima, però comunque bella tosta. Andiamo ora al terzo liquido, lo proviamo su Kennedy, lo scorso era su Apocalypse, ci siamo dimenticati di dirvelo. È il Wannabe. Allora, è Wannabe. Wannabe è un marshmallow. Un marshmallow frutti di bosco rossi. Pesante, potrebbe essere bello buono questo. Nella descrizione completa, perché quando... Cioè diciamo, Wannabe, marshmallow, frutti di bosco, sotto c'è scritto un delizioso marshmallow ai frutti di bosco si incontra col frutto del drago. Dragon fruit. E questo era il riferimento che facevamo nel TG Svapo, dove dicevamo che degli abbinamenti un po' strani, particolari, alternativi, diciamo. Molto dolce. Peccato per la nicotina. In tutti i liquidi. Ma mi piace molto anche questo. Se la regia mi passa l'acqua, sarebbe molto gradita. Non mi piace. A me non dispiace. Ok. Ragazzi, scusateci se non diamo dei voti, ma
A me non piace perché è molto difficile. A parte la nicotina che è molto forte e... Non è che sia tutto solo un gusto, quello è molto delicato. Sì, anche. Passiamo allo Star and Stripper, quindi Capitan America. Stelle e strisce. Capitan America. Su Nani Bro. Aia. Ok. Gli atomi di eBay. Allora, lo Star and Strip è un bubblegum boccaziosa. Vi vado a leggere. Il sapore delle fragole appena raccolte con dolce aggiunta del kiwi. Una bubblegum che non perderà il suo sapore. Stanne certo. Certo. Ecco, una cosa anche qua simpatica, sempre simpatica, figa, sono le descrizioni, sono molto, molto simpatiche. Storiella, provano a interpretarti. Sì, sì, sono in stile supereroe, diciamo. Io faccio solo un tiro, si capiscono, questo qua scusatemi, non ho ben sentito la descrizione. Bubblegum, buonissimo. Buonissimo. Buonissimo, poco da dire. Sente, non diciamo, un po' di acidità del kiwi, la dolcezza della fragola è spettacolare secondo me. Okay. Passiamo a provare il Thunderbolt su Gani Apocalypse. Lampo, cosa vuol dire Thunderbolt? Fra fulmine. Allora, sì, fulmine. Thunderbolt, crema di meringa, un capolavoro dolciario. Che fonde alla perfezione i sapori della torta al limone e della meringa. Lasciatevi tentare da questa specialità fatta in casa. Quindi una meringue pie, andiamo subito a provarla. Esatto. Secondo me non c'è meringa al limone. La batteria. Forza nicotina, Jack. Come sempre. Perché hai fatto un tiro mica di tre quarti di secondo. Non piace mai. Mi dà fastidio la nicotina, ragazzi. Gabriel e Luca lo sanno bene. A me dà sempre fastidio la nicotina. Buono, ma ce ne sono diversi di qui così. Sono. Sì, però è buono, merita. Se volete una meringue pie, perché no? Mi piace molto il lemon meringue pie. Anche a me. Allora ragazzi, Prox liquido, lo andiamo a provare su Cosmonaut. Il liquido in questione è il Papa Ratzinger. Paparazzi, scusate. Allora, paparazzi è frutto del drago. Con questo liquido artigianale proverete il gusto esotico della pitaia, frutto del drago, insieme alla dolcezza della fragola. Una leggera nota aspra aggiunge freschezza e non vi renderà mai sazi. Try. È buono. Mi sembrava molto sicuro. È dolce. Sembra il black. Uff. Buono. Qualcuno di questi liquidi l'aveva già provato? Però appunto su Dripper sporchio, comunque in fiera, che eravamo già un po', come dire, marci, impastati da... Come mi diceva Gabriel, liquidi. Come diceva il signor Gabriel, ha detto, sembra il Black U. In effetti, se avete provato il Black U Vision, che è quello, diciamo, mix di frutti esotici, sa di quello, cioè, sta molto vicino. Nicotina zero qua. È qua non si fa nicotina, pochissima. O ci stiamo abituando? Probabile. Qua la nicotina è pari allo zero. Ragazzi, se volete vedere ancora Jack vivo, mandateci liquidi o a zero. Mandateci, però. Molto buono. Buono. Però buono. A zero spacca. Cioè, per me è un errore di produzione. Ma no, loro ti dicono che il liquido può essere una nicotina tra 0 e 6. È vero, anche l'odore che lasciano nel, molto buono, nell'ambiente. L'odore è molto buono, molto molto buono. Molto molto buono, molto molto buono. Passiamo al prossimo, dai. Passiamo al prossimo liquido, ragazzi, lo andremo a provare sull'Indestructible di Jaybo. Il liquido in questione è il, pardon, Sewer Juice Tartaruga Ninja, lui. Allora, Tartaruga Ninja, Sewer Juice Vanilla Custard. Bello, bel cremoso, finalmente. Un vero capolavoro. Il delizioso equilibrio tra vaniglia e la crema pasticcera danno vita ad un gusto assolutamente da provare. Che molto cremoso, secondo me stufa. È anche l'atom che scaldando molto, essendo 22, lo rende più cremoso. Esatto, infatti ho deciso proprio di metterlo lì per questo. Anche perché sto atomo spara come... Non mi piace tanto questo. È rigenerato in Cantal, giusto? Sì. Adesso vi faccio vedere come spara. Su punta da 2,5
5 spire. Potrebbe anche essere il fatto che spinge tanto, eh? Eh? No. Questo è quello che si deve prima dell'altro. È quello che mi piace leggermente meno. Hai sfidato gli altri. Buonissimo, anche qua la nicotina non risulta tanto. Una vaniglia custard cremosissima. Secondo me non piace tanto, buonissimo. A me piace un botto. Luca fa cagare. Che dire, Luca? Non è un problema. Ah, certo, ognuno ha le sue opinioni. Anche se di solito io e Luca siamo d'accordo, però io più per i fruttati che per i cremosi. Botto, sei più per i fruttati. Dai, io sono più per i cremosi. Solo alcuni cremosi mi piacciono. Questo qua è molto buono, lo soperei all day tranquillamente. Lo paragonerei a una bastard sauce. Salsa bastarda. Veramente buono. Com'è? Prossimo liquido, ragazzi, lo andiamo a provare sul Dot Mod, quindi su un tubo al Petri, il Daddy Issues. Daddy Issues è una crema ai frutti rossi. Provate l'indimenticabile combinazione della crema pasticcera con i frutti di bosco canditi. Un delizioso dessert preparato con amore. Delicato, buono. Piace? Sì, non è male. Non è troppo convinto. È delicato. A me non è che piacciono tanti questi delicati. Sì, buono. A me mi piacciono un po' di più quelli che ti uccidono. Non a livello di nicotina. L'odore è frutto, la fragola. Sì, è vero, sa tantissimo di fragola. In fondo è anche un po' aspro. Alla fine l'aspro potrebbe essere i frutti rossi. Comunque alla fine un po' di aspro ce l'hanno. Sì. Però anche la crema pasticcera. Dentro c'è la crema pasticcera, c'è sempre del limone. Quindi anche un bel contrasto tra un po' di limone e comunque i frutti rossi che sono più dolci. Esatto. Bella Darth Fener però, eh. Bella Darth. Bella per lui, bacini. Bacini anche la nicotina, non so se sono io, ma mi sembra meno arrogante che rispetto ai primi 5. Che liquido è questo, Gabri? Non te lo dico, fra. Lo Slayer. Lo Slayer. Che sarebbe tipo Wolverine. Wolverine. Allora... Wolverine è zucchero filato al cocomero. Quindi anguria. Dolce e piacevole infuso di anguria e fragola con l'aggiunta di una leggera spruzzata di cocco. Vediamo. Sentiremo. Il cocco si sente. Te lo dico, non lo passi. L'odore. Dolcissimo, figa. A me non piace. Cioè, dire che l'anguria è molto dolce. Come frutto. A proposito di frutti, vieni. Com'è? Buono, ma non lo saprei tutto il giorno. Bravo, manco io, Lu. Essendo comunque un'anguria, che è un frutto molto... non posso dire cremoso, però c'è tanta acqua al suo interno, quindi è molto fresco. Questo qua è sì fresco, però è molto secco come liquido. Sarà anche dovuto magari dal cocco, comunque. Sì. Ecco, secondo me, grandissima figata. Figo. Ti lascia in bocca sia l'anguria sia il cocco. Sì, quello è vero. Anche un po' di zuccherino. A livello di gusto in bocca è molto buono. E cioè, è molto buono nel senso, è fedelissimo e ci sta. Non punta forse tanto nello sbappato, diciamo. Ma in quello che ti lascia. Ma in quello che ti lascia. A me piace veramente tanto. Devo dire che questi liquidi sono... nessuno mi ha deluso. Qualcuno un po' buono, qualcuno un po' meno. Sì, beh, buona, buona fascia comunque. Sì. Proviamo l'ultimo, dai. Try the last one, that is the Devil's Blood. Allora, il Devil's Blood è un cheesecake al caramello. È molto interessante, un cremoso anche qua. Questo capolavoro è un'esperienza da non perdere assolutamente, soprattutto per chi è amante dei dolci. Il mix perfetto tra torta alla crema e cheesecake con panna montata. E ciao! Se è buono, questo ragazzi è il liquido della vita. Il caramello rende bene alla svapata. Di solito. Ve lo dico subito, vi dice Bombers. Andiamo subito. Questo qua sono molto curioso. Cazzo. Stra buono. Buono? Dice buono. Oggi mi dico un Gabri International. Yes, mister. Sono leggermente
stunned da questi liquidi. Peccato la nicotina dopo un po' t'ammazza. Cioè io sì, però piano piano la conta senti. Solo che ne mancano altri 10 più il bonus. Bonus tracklist. Che diremo alla fine del video. Com'è? Lui è cremosi, sai che non lo appassionano più di tanto. Se non lo passo il drippo, vedi. Non è male, però non lo comprerei. A me i cremosi non fa. Alcuni sì, ma è molto così. Buono. Il caramello non è un caramello comunque bruciacchiato, è un caramello dolce, buono. A me piace molto. Allora ragazzi, per questi primi 10 liquidi andremo a dare un voto generale. Io do un bel 8, sono tutti liquidi molto buoni e soprattutto fedeli. Sì, a parte giusto 2 o 3. Il mio preferito è stato sicuramente il Cola Sherry, ovvero il The Hunter. Ragazzi, io do 8 e mezzo, forse anche 9, ma non voglio sbilanciarmi perché voglio provare anche gli altri. Comunque in generale mi sono piaciuti veramente tutti, a parte un paio che mi sono piaciuti leggermente di meno. Il mio preferito è sicuramente lo Star and Strips, ovvero Bubblegum alla fragola kiwi. Molto buoni, anche secondo me, do 8 e mezzo. Per questa prima parte del bundle, cioè, ottima a livello di qualità, tutti molto fedeli. Il mio preferito è il Toxic Waste, ovvero la torta alla nocciola. Io con i cremosi ci vado matto, la nocciola mi piace da morire, quindi spalla, Jack. Quello è il mio preferito, ora come ora. Vedremo nei prossimi, ce n'è uno che mi ispira un po'. Tien. Allora ragazzi, non ci resta che beccarci al prossimo video. Vi ricordiamo di mettere mi piace, condividere dove volete, insomma fatelo girare un po'. Dai. E lasciare un mippia. Iscrivetevi alle nostre pagine di Facebook e Instagram. E direi che da Jack il suo mal di testa dovuto dalla nicotina 6 dei liquidi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella.